Io credo che la cosa più bella nell'aprire un luogo sia la dimostrazione di tantissimi cittadine e cittadini che già da subito, dalle prime ore praticamente, appena aperti i cancelli, stanno già frequentando lo spazio e anche i bambini che si sono messi già a giocare nel prato. Credo che sia la cosa più importante, cioè la dimostrazione concreta della necessità di avere ulteriori luoghi, spazi da restituire alla città. Oltretutto il centro storico, come sapete, non ha grandi spazi verdi a disposizione, grandi luoghi di gioco, aree verdi, quindi anche in quest'ottica dotare il centro di spazi come questo è indispensabile per la qualità della vita fondamentalmente di tutti coloro che abitano in zona o che semplicemente transitano. Ci sono rappresentanti degli studenti universitari che vivono in zona o comunque studiano nelle facoltà. Il progetto è quello di collegare andando sopra la collina in modo tale da collegare sia scienze politiche che economia nel percorso storico che poi andava verso l'alto. Io ringrazio anch'io i frati Cappuccini, li ringrazio tantissimo per la loro presenza. Abbiamo voluto certo mantenere il nome perché anche i toponimi restituiscono la storia dei luoghi, sarebbe stato assurdo stravolgerlo con nomi d'altro tipo che non corrispondenti alla storia reale dell'uso e della storia dell'uso del luogo. Beh, è un giorno bellissimo, restituiamo ai cagliaritani un posto fantastico, pieno di storia, pieno di tradizione. Qua per secoli hanno lavorato i frati Cappuccini, coltivando l'orto, coltivando i frutteti, gli agrumeti, le limonaie. Poi per tanto tempo è stato chiuso, un po' abbandonato. E quindi riaprirlo è un evento del quale siamo particolarmente orgogliosi, perché è un posto di grandissima bellezza.